Seconda parte del telegiornale, oggi con Carlo Abate, Presidente della Commissione Bilancio di Palazzo Zanca. Grazie per essere con noi, benvenuto. Grazie a voi, buongiorno. Consigliere Abate, dunque Presidente, diciamo, della Commissione Bilancio, al centro di lavori particolarmente impegnativi in questi giorni. Cerchiamo ovviamente di far capire a chi ci ascolta cosa sta accadendo dentro il Comune, quanta importanza ha questo famoso bilancio preventivo 2015 che non si riesce ad approvare. Ieri la convocazione di una commissione da lei presieduta per cercare di arrivare, no? Da qualche parte, diciamo, di sbloccare questa situazione. Ecco, cominciamo da qui, cosa è emerso, Presidente? Ecco, non c'è dubbio che occorre sbloccare questo stato di fermo che per ora è su Palazzo Zanca e sull'amministrazione. Intanto partiamo dal fatto che questo bilancio andava presentato ad aprile 2015, quindi questo bilancio preventivo 2015 ha assunto un anno di ritardo. Quest'anno di ritardo ci sono tante cose che hanno concorso: il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi, il bilancio armonizzato, l'entrata in vigore del bilancio armonizzato, però questo fa parte della mancata programmazione che c'è stata all'interno dell'amministrazione comunale. L'amministrazione comunale non ha saputo programmare per tempo tutti questi adempimenti che doveva assolvere. Adesso siamo in presenza di questo bilancio preventivo 2015, ci sono state delle, mi avviso, giuste e corrette osservazioni fatte da parte del Collegio dei Revisori dei Conti, che è un organo di tutela del Consiglio Comunale e un organo di controllo che ha proprio questo compito di valutare gli atti amministrativi, finanziari e contabili dell'amministrazione, che ha sollevato alcune questioni. Ecco, queste questioni, a mio avviso, insomma, si è arrivati in una fase di stallo. Io ho convocato proprio la commissione e ringrazio tutti i partecipanti, i colleghi consiglieri, i commissari che hanno partecipato, proprio per riuscire a mettere a confronto il Collegio dei Revisori, l'amministrazione comunale, i colleghi commissari della commissione e la dirigenza e gli uffici di competenza della ragioneria. Allora, proprio bene a riassumere un po' la situazione, anche se tecnicamente magari non è sempre comprensibile, certo. No? C'è il Collegio dei Revisori dei Conti che ha sollevato, diciamo, queste obiezioni, sì. Che non si sente di dare un parere favorevole fino a quando questo bilancio non sarà, diciamo, allineato. Allineato, no? Diciamo, certo. Ecco, ieri cosa è emerso? Perché ci sono effettivamente delle novità, c'è un decreto del governo al quale, sì, il Comune potrebbe appoggiarsi. Ieri è emerso intanto che i revisori dei conti intanto stanno valutando il bilancio in corso che ha presentato l'amministrazione. L'amministrazione al contempo, dato che c'è stata una proroga della presentazione del certificato di approvazione del bilancio presso il Ministero degli Interni, perché quello che noi aspettiamo è il finanziamento dallo Stato, i trasferimenti statali. C'è stata una proroga, si doveva consegnare entro il 30 aprile, adesso è slittata al 31 maggio, quindi c'è il tempo di rivedere e di rifare il bilancio preventivo 2015 da parte dell'amministrazione con i canoni dovuti per legge, al contempo a predisporre anche il bilancio consuntivo 2015 e con l'approvazione di questi due bilanci, che può avvenire anche in un arco temporale brevissimo, prima il preventivo e dopo del consuntivo, inviare il certificato di avvenuta approvazione al Ministero e da qui ricevere i tanto aspettati finanziamenti da parte dell'amministrazione, che consentono di riprendere l'attività dell'amministrazione, quindi di non fermare i servizi, di pagare regolarmente gli stipendi e di pagare anche i creditori. Ecco, si può uscire da questo tunnel. Dividiamo però, diciamo, in due binari la questione. Una riguarda i 70 milioni di euro, sì. No? Spieghiamo ai nostri telespettatori, come ha fatto lei già, che per ottenere queste risorse da parte dello Stato occorreva presentare tutti i documenti contabili regolari prima, certo. Entro il 30 aprile, e non ci saremmo arrivati evidentemente, no? Certo, in 30 aprile, accumulando tutto questo ritardo, era difficile arrivarci ed è stata una corsa contro il tempo. Adesso c'è un decreto che sancisce una proroga al 31 maggio, quindi si può rifare il bilancio e diciamo così sistemarlo e poi inviarlo, certo, in tempi regolari. Si può rifare il bilancio, certo. Questo non fa perdere, probabilmente non farà perdere i 70 milioni di euro, ma intanto il Comune è già in emergenza in attesa di questi fondi e questa è un'altra vicenda completamente diciamo collegata ma diversa, nel senso che servono i soldi subito e non ci sono.
Certo, intanto c'è un ritardo accumulato da parte dell'amministrazione nella presentazione di questo bilancio. È ovvio che si è perso tempo e quindi è ovvio che ci sono dei servizi che hanno sofferto, le mense, i servizi sociali, messi in ambiente che non sono avvenuti i trasferimenti. E quindi questo è un ritardo che ha comportato, è il ritardo nella presentazione che ha comportato questo. Adesso però possiamo mettere una toppa a tutto questo ed approvando in questo mese i due bilanci, il preventivo e il consuntivo 2015, accedere a questi fondi nazionali che non si sono persi, ma naturalmente potevano anche essere presi prima. Comunque ancora siamo in tempo, entro maggio, di accedere a questi fondi. Sempre in bilico comunque, si riaccende una speranza. Gli ultimi minuti per qualche considerazione politica, lei rappresenta i DR in Consiglio Comunale, Presidente. Prego. Io sono transitato nel gruppo misto, quindi non faccio più parte del gruppo. Ma sulla vicenda proprio del... Sì, sulla vicenda quando c'è stato, insomma, per quanto riguarda la pseudomozione di sfiducia. La mancata condivisione. Certo. Mi scuso, sì, da qualche tempo proprio su quella vicenda lei aveva espresso parere differente e transitato al gruppo misto. Considerazioni politiche, dicevamo, sulla giunta a Corinti, sulla presenza di Luca Heller, il nuovo assessore. Peraltro, ecco, possiamo mostrare un suo intervento sui social network, su Facebook. Questo è recente, ecco. Si parla di mafia, di odore di mafia a Messina, poi dice la Sicilia vera riuscirà a prevalere. L'assessore Heller è abbastanza, insomma, si esprime in maniera molto, molto diretta, ecco, in questo caso probabilmente anche poco felice, perché insomma, odore di mafia, quando si parla di mafia poi bisogna dire insomma dove, certo, si sente questo odore, no, chiaramente? No, certo, ma non c'è dubbio, io ritengo insomma che siano dichiarazioni, un posto abbastanza avventato, anche un luogo comune, insomma, parlare di mafia, un toscano e viene in Sicilia da pochi mesi e si lascia andare a dichiarazioni così superficiali, così fuori luogo, a mio avviso, anche per il ruolo che ricopre, insomma, così dopo pochissimo tempo un assessore di una città a detta sua, a cui si è affezionato, rilascia insomma considerazioni che squalificano, buttate così senza nessun riferimento, senza individuare, che so, un episodio preciso o delle situazioni precise, mi sembra proprio un luogo, calpestare un luogo comune, rimescolare in un luogo comune, insomma, di cui certamente non abbiamo bisogno. Ma anche delle persone precise, insomma, quando si parla di mafia l'accusa è pesante, quindi dire che insomma che si sente odore in maniera generale, certo, è un'accusa, certo, abbastanza pesante. Ovviamente nessuno nega che la mafia ci sia, però bisogna essere ovviamente precisi quando si parla in maniera così, insomma, si esprimono delle accuse, ecco, così pesanti. Grazie al nostro ospite di oggi, Carlo Abbate, Presidente Commissione Bilancio, Gruppo Misto, specifichiamo ancora una volta. Grazie a voi per averci seguito, appuntamento alle prossime edizioni. Arrivederci.